esemplare, talvolta in condizioni, in ultimi tempi, veramente inutili. Ma dietro tutto questo c'era proprio l'ansia, la volontà, il desiderio, la sete di giustizia che dietro di noi sentivamo, e bisognava dare una risposta presto, perché le risposte dopo tanto tempo hanno il sapore di contentino. Questa è una risposta di giustizia, abbiamo potuto darla grazie alla collaborazione di tante persone e a cui vanno oggi i nostri ringraziamenti. Sono persone che hanno lavorato dietro di noi nell'ombra, ma senza i quali non si sarebbe potuto fare ciò. E questo è importante per questo processo, per gli altri processi, perché si dà il senso di ciò che è evitabile, si pongono le basi delle indicazioni per il futuro. Se si può evitare una cosa, si può evitare. Ecco, quello che ha sempre lei sostenuto, il terremoto era prevedibile, non è il terremoto che uccide ma le opere dell'uomo, addirittura a tre persone è stato dato un anno in più di quello che lei aveva richiesto. Ma guardi, io quello che conta credo è che il giudice con questa sentenza abbia confermato, diciamo, quello che era l'impianto accusatorio. Io l'ho enunciato nella richiesta di pena che avrei tenuto conto che sono passati 35-40 anni dalla commissione di queste condotte. C'è un principio costituzionale di rieducazione che ovviamente è difficile da attuare a distanza di tutto questo tempo, ma credo che la giustizia non si regga su pene esemplari, la giustizia si regga sull'accertamento della verità, che in questo caso era molto complicato. Io ho citato Calamandrei per dire che più che in altri casi, in questo caso il lavoro del giudice era molto simile a quello dello storico, cercare in documenti che a volte è stato anche difficile recuperare, di cui abbiamo recuperato copie diverse tra loro, e fare affidamento anche su una prova orale fragile, una prova orale che risaliva 40 anni fa. Tutto questo ha reso ovviamente tutto molto più complicato, però l'impegno, come ha sottolineato il procuratore, di tante persone, di oggi abbiamo chiesto che tutta la sezione PG venisse qui, perché è il risultato di tante persone, non solo di chi era qui in aula. Questa è la prima sentenza, essenzialmente si traccia la strada oggi. Diciamo che intanto il giudice ha stabilito, escludendo l'eccezionalità del sisma, che i crolli che si sono verificati, sui quali abbiamo già indagato, sono in corso altri processi, si sono evidentemente verificati per altri problemi. In questo abbiamo accertato, in questo processo, quali erano i problemi di tipo progettuale e costruttivo. Negli altri processi faremo la stessa cosa. Però ecco, questa sentenza dice intanto una prima verità, che il sisma del 24 agosto 2016 non era affatto un evento eccezionale, era un evento tipico del Pennino centrale, che peraltro è stato non solo replicato ma in termini anche più gravi soltanto il 30 ottobre del 2016 col terremoto di Norcia, che è stato molto più violento. In quel caso non ci furono decessi perché Norcia era già stata sostanzialmente abbandonata, ma non ci furono neppure crolli al di là della cattedrale, perché Norcia, dopo i terremoti, l'ultimo del 79 e del 97, era stata costruita secondo le normative antisismiche. E quindi questo è il punto sul quale abbiamo sempre concentrato l'attenzione. Se si rispettano le normative tecniche per le costruzioni sismiche, i terremoti che normalmente si ripetono sul territorio italiano sono terremoti che gli edifici sono in grado di sopportare. In questo caso non è stato fatto. Ma ciò che rammarica, lo abbiamo evidenziato sin da subito, è che è emerso che c'era un modo di speculare sull'edilizia popolare che in questo caso è risultato talmente evidente che non si poteva non tenerne conto. Io l'ho già evidenziato in altre occasioni, a distanza di pochi metri dagli edifici crollati ve ne erano altri progettati dallo stesso ingegner Boni, costruiti dalla stessa ditta Sogea, di cui era titolare il Serafini, che hanno retto perfettamente, lì sono usciti tutti vivi, quegli edifici non hanno subito nessun tipo di crollo. E quelli erano edifici privati però, costruiti 10 anni prima, ma con fondi privati, lì c'era qualcuno che vigilava. In questi casi chi doveva vigilare non l'ha fatto, per ragioni di connivenza, per ragioni di opportunismo,
per ragioni collusive, noi riteniamo. Quindi questo però credo che sia un fatto storico che questa sentenza pure dirà, su come si costruiva in alcuni casi negli anni 70-80 l'edilizia presidenziale pubblica. Mi permetto un'ultima cosa, l'ho vista commossa, questo immagino sia stato un processo pesante da portare avanti anche per lei. Questo fa onore alla sensibilità del collega che ha messo anima, il cuore, l'impegno, al di là di quello che è l'impegno di lavoro, fa parte della sua persona, che è una persona splendida, ma fa parte anche dell'impegno dell'intera magistratura che di fronte a cose di questo tipo sa qual è il proprio ruolo e quel che occorre fare. Tutto il Marlottino è stato un rappresentante eccellente. Grazie.